Buonasera, buonasera a tutti, sfumiamo la sigla come al solito. Già vi vedo caldi, ecco, riazzeriamo. Ciao Claudio, ciao Damiano, ciao Rolando, ciao Paolo, ciao Fabrizio, ciao Giuseppe, ciao Lorenzo e ancora ciao Paolo, che è già al suo secondo intervento. Senti, Paolo. Allora, io oggi non ho risposto alle tue banconote: tipo stile Paporeopoli, con il mio faccione dentro. Beh, oddio, eh, ho una dignità da mantenere. Ciao Giovanni, ecco Giovanni è anche qui. Fra poco ce l'avremo in linea e ci divertiremo stasera con Giovanni. Ciao Diego, ma Paolo, sei sempre il benvenuto. Ricordo proprio perché ormai Paolo è eh, coprotagonista. Domani cominceremo questa bella storia del Wargame in Italia dall'anno zero. Non dal paziente zero, non facciamo queste punte battute fino al 2020, fino ai giorni nostri. E diceva. Paolo, potremmo avere qualche problema con qualche anno? No, perché farò un continuo parallelo fra quello che succede in Italia e quello che succede overseas, dato che sono le riviste e i giochi che scandiscono tutte le annate del Wargame e domani ne vedremo, vediamo un po' come sarà questa prima puntata, ovviamente la prima puntata non è annuale ma ho pensato a 5 anni perché in effetti dal 73 al 78 non c'è tanto da parlare di ogni anno, sto eh, diciamo recuperando tutto il materiale, anche Paolo eh, ne è partecipe e quindi domani vedremo questa Grande puntatuna, grande prima puntata dedicata alla storia del board Wargame in Italia. Eh, non dico solo eh, Wargaming perché per quanto riguarda il Wargame 3D, grande branchia del nostro hobby, non, siamo, non sono molto diciamo così approfondito nelle mie eh, conoscenze. Quindi non pa parleremo solo del Wargame da tavolo e vi ricordo che in tempi non sospetti, quando si parlava di Wargame, ci si riferiva direttamente ai Wargame del Avalon Hill prima e SPI dopo e tutte le altre piccole case americane che eh, gravitavano intorno a queste due grandi sorelle. E, ora, perché questa puntata oggi con Giovanni? Eh, beh, con Giovanni perché lo vedo molto attivo, è una sorta di punto di congiunzione come al solito fra il nostro piccolo mondo di nicchia e il grande mondo del gioco da tavolo l'ho visto molto attivo fra l'altro mi sono piaciute le sue scelte per eh, introdurre nuovi interessati al eh, al lobby ha usato il favoloso secondo me eh, piccolo favoloso gioiello eh, Battle for Moscow che è un wargame tradizionale eh, su una piccola mappa ma che anche C3i recentemente ha riproposto noi l'abbiamo sempre utilizzato eh, anche in anni non sospetti io mi ricordo un San Marino del 2000. 2007-2008 avevo fatto delle stampe con dei counter da montare proprio per diffondere lobby a riprova che certi giochi rimangono sempre nel nostro immaginario collettivo e questo battle for Moscow era stata una sorta di invenzione della GDW eh, ah mi scuso ieri che avevo eh, chiaramente tra tante marche delle volte ho dei lapsus eh, cercavo le regole di Eilau eh, gioco della eh, GDW tutti mi avete ripreso, chiaramente perché siete tutti scienziati e siete lì subito a vedere se io sbaglio, e chiaramente poi mi fate pagare caffè, io Paolo comunque i caffè li pago a tutti, Coponda da 5 caffè Paolo comunque è pesante, eh? però qualcuno poi, ecco Andrea Angiolino oggi è partito, ah se Mauro è fortunato con i dadi mettiamo Gastone, e adesso va a finire pure che sono fortunato con i dadi, e quindi tutte le partite che... Grazie a Dio sono più di quelle che ho perso, le ho vinte. Grazie ai dadi e eh, vabbè, ce ne faremo una ragione, ragazzi. Comunque, vi voglio bene perché eh, la battuta deve far parte del nostro hobby. Eh, così in maniera tale che, in questo periodo in cui veramente eh, le notizie non sono così, eh, diciamo, eccezionali, ciao, Luca. Buonanotte, Luca L. Luca, sei per caso un nostro primo arrivo perché Luca L ancora non vedo nemmeno eh, nessuna foto. Luca L. Per la prima volta è online, Luca, parlaci di te dato prima che vado a così lascio un attimo bollire Giovanni che è 3-4 giorni che mi interpesta di messaggi ciao Andrea Andrea Birsa benvenuto quindi Luca poi parlaci di te perché sei collegato che cosa ti interessa del lobby e perché sei qui? Guarda ragazzi te, domande esistenziali alla grande Stefano, complimenti Stefano perché sei il primo a quanto pare che ha ricevuto il gioco eh, Jaws of Victory, quel bellissimo gioco che non ho resistito l'ho comprato pure io, però l'ho comprato direttamente sul sito della New England Simulation eh, con copia numerata, presumo che, ciao Marco, ci mancava anche Marco che anche lui in fatto di eh, ironia nei confronti è sottoscritto non manca mai, comunque io gli voglio Bene, a Marco il mio, eh, il mio grande amico che eh, mi segue in questa avventura della eh, board game school. Ormai da tempo in memore, speriamo che eh, ci facciano veramente organizzare qualche, eh, qualche evento prossimamente. Sperando che eh, si contenga la crisi e si torni a normalità il più presto possibile. E, naturalmente, sono preoccupati anche in Emilia-Romagna per quanto riguarda Modena Play. Eh, ascoltavo anche se. San Marino che segue le direttive della Regione Emilia Romagna. Speriamo bene e dico sempre non vi fate prendere la psicosi, c'è chiaramente da essere cauti, ma direi che mh, tutto sommato, non c'è tanto da essere preoccupati. Ho visto pro proprio persone che parlano e la psicosi si eh, dilaga senza ragione. Chiaramente, cautela, eh, prestare attenzione, ma poi, alla fine, ragazzi, la vita continua. E non penso che sia il coronavirus che ce la cambierà un domani. E adesso Paolo dice comunque Marco deve cambiare av avatar, adesso mi ricorda Sallusti con gli occhiali. Allora, adesso se no andiamo a fare anche politica, andiamo a parlare di giornali e in questa, e in questa trasmissione non facciamo politica, non parliamo di giornali e non parliamo di personaggi che possono dare adito a idee politiche. E vado a, a chiamare Giovanni Melandri così parliamo con lui della sua attività, facciamo qualche battuta, vediamo un po' cosa ci dice Giovanni. Ecco, sto mettendo viva voce e andiamo. Luca non ci dice nulla. Paolo, Paolo Paolo domani, si, secondo me, eh, si sta preparando per domani, Paolo. Ecco che squilla il telefono per Giovanni. Pronto? Ci sei Giovanni? Ciao. Paolo. Oh, facciamo pure applauso per Giovanni. un fantastico applauso. È una settimana che, che Giovanni mi tempesta. Mauro, facciamo, facciamo bello, di qua. Bello, bello. E, e, e finalmente abbiamo il, il Giova, perché adesso io lo chiamerò il Giova da oggi in poi il Giova in trasmissione, giuro Giovanni, io e Giovanni non ci siamo incontrati, ci siamo scambiati due battute così su Facebook, ci siamo piaciuti ragazzi, ci siamo piaciuti dal punto di vista del, eh, delle preferenze ludiche e quindi ho detto Giovanni, devi partecipare al podcast non sarà l'unica, perché vedo Giovanni eh, bello attivo, devo dire che, eh, scusi Usate il termine, si impegna molto, si smazza molto per la diffusione. Mi parlava dei suoi impegni, eh, delle sue richieste nei confronti delle istituzioni politiche. Spero che vadano a buon fine. I miei vanno sempre a veramente a schifo, ragazzi. Eh, con quante lingue possa parlare, ma non mi ascoltano mai presso le istituzioni per quanto riguarda lobby. Un giorno, chissà, mi ascolteranno. Giovanni, ma parliamo di te. Senti, Giovanni, ma allora, eh, comincio da eh, questo giochino che tu hai utilizzato per introdurre eh, qualche neofita, cioè Battle for Moscow. Come ti è passata per l'anticamera del cervello di andare a prendere una sorta di santo graal di noi wargamisti? Allora, eh, innanzitutto... Eh... Avevo voglia di fare un piccolo video sul, sul lobby del Wargame, che è comunque un lato del lobby che io amo moltissimo. Siccome ce ne sono pochi, Giovanni ne voleva fare un altro perché chi c'è, ragazzi. <ride> no, perché. Però mi aveva un oggetto che, che fosse gestibile e anche compren... cioè, spiegabile con semplicità, sì, anche a un sì. pubblico non avverso. E, eh, ma l'hai trovato Mario. per caso o sei stato consigliato? No, no, io ho comprato Battle for Moscow della Victory Point 15 anni fa, più o meno, ero all'università. E l'avevi all abbandonato lì, praticamente hai detto questo un giorno lo, lo prenderò. No, lo, in realtà negli anni l'ho usato spessissimo, in realtà in questi anni mi ah. è piaciuto giocarlo abbastanza spesso. E quindi quando dovevo pensare a su cosa avrei potuto fare un piccolo video su Wargame per restare anche una dimensione gestibile per me, ho pensato perché non partire da uno dei titoli del, della vecchia Battle Lesson della sì, RPG. bravo, eh, della tradizione, la... perché in realtà in Battle for Moscow eh, no. c'è la tradizione, c'è il movimento, il combattimento, la ZOC, la tabella di combattimento e la tabella Le di terreno. Le di cose terreni diversi e comunque hai una ZOC rigida, c'è cioè una serie di cose classiche sì, sì. che poi si ritrovano in tante cose c'era quello, c'era Battaglia per Sebastopoli, ce ne sono tanti piccoli titoli. In realtà, all'epoca uscirono con VTG che a me mancano moltissimo, tra l'altro. Ma la Victory Point Games, Giovanni, così apriamo una, una parentesi, manca, purtroppo. Eh. Eh, molti che sono dentro il campo eh, ha fatto una brutta fine perché chi ha rilevato non aveva diciamo questa sensibilità perché gli autori della Victory Point Games a partire da Alan Hamrick da sono, de sono dei signori dire... designer sì, che sì, hanno fatto sì, la storia beh. non solo sì, del Wargame ma in di, generale di, di, di Frank Cedric per me è un bellissimo esercizio e tuttora è un bel wargame, non dura, non ha la profondità tematica di un titolo, se vuoi, GMT o qualcosa di più complesso, ma ha un suo stile. Particolare cioè ha un suo gusto, ma infatti la Victory Point Games si era ritagliato un angolino fra i colossi. No, perché i colossi sono al momento GMT, Compass e Decision, senza nulla togliere agli altri. Ma la Victory certo, Point Games, certo. molti di noi la prendevano come: oh ma Guarda che carina questa confezione, guarda che strano soggetto. Cioè, Proviamola. Cioè, mi avvicinai al, al Wargame 15-16 anni fa, quindi la fa non così tanto tempo fa. Con la Victory Point, perché magari per, non so, un vento, 14-15 dollari, avevi un wargame, magari di un tema interessante o particolare. Cioè io comprai ho ancora Hero of We secondo me. Sì. se Ricordo bene il titolo, che era il gioco in solitario sulle questioni politiche del vicepresidente Jefferson dopo il, su Aaron Burr che era fuggito sì. dopo aver ucciso un. temi un particolari serbino. che però eh, questi non temi bravo non, 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 non un wargame ma un gioco di un, un argomento storico di cui non sapevo assolutamente nulla che in poi è stato una, uno spunto per leggere e per informarmi ecco, No, così. poi adesso tu avevi parlato anche ultimamente di ehm, Cruel Necessity che è un, è un bel okay. titolo secondo me quello io non possiedo ma bene, io sento amante bene. della storia Letteraria inglese e non solo, quello è un titolo che mi piacerebbe giocare proprio per conoscere, ma no per conoscere, per vedere giocare quel periodo. Giocare quel periodo. Ecco, ecco. quello, come tutti i titoli State of the Siege, sempre Victory Point Games, non è un caso, credo. Eh, in realtà avevano un fortissimo elemento anche di fedeltà storica, in quanto il, il proseguo del turno è un card driven, quindi giro una carta che mi dà un andamento, un ritmo delle meccaniche, delle azioni ma le carte hanno volendo sono mescolabili per dare della varietà o le giochi in ordine ed è il proseguo storico degli eventi Sì, Quindi è, carte è carte chiaro che poi di dipende dalle passante. aspettative nostre, certo, un motif certo, certo, oppure certo, fammi certo. intanto vedere la situazione storica come si è evoluta poi magari metto delle modifiche però vi ripeto, certo. la Victory Point Games eccelleva in questo, chiunque di noi prendeva un gioco da Victory Point Games eh, scopriva l'eleganza in poco, e non per niente eh, c'è Philip Sabin che ha deciso di fare i giochi anche con la Victory Point Games, un altro, secondo me, il migliore autore eh, europeo per quanto riguarda questa materia, perché aveva trovato eh, semplicità e eleganza nella Victory Point Games ed era stato ben Infatti, accetto. L'annuncio la, che non so più chi del gruppo Casus Belli pubblicò sul gruppo su Facebook della notizia che avrebbero ristampato. In corso, non so se quest'anno l'anno prossimo, non, ho, non, non ricordo il dettaglio. Diversi titoli tipo Alamo Remembered, tipo Crew Necessity. Tipo, è una notizia che a me ha fatto molto piacere che alcuni allora mi pare non so ancora mh, francamente non l'ho messa io non, non mi ricordo però chiedo anche online in diretta lo metteremo A anche me sul gruppo sembrava di averla ricondivisa sulla mia pagina facebook da caro belli però magari ricordo male no come. perché magari sapete su borghese geek ogni tanto arrivano queste notizie certo. che però certo. purtroppo è sempre noi non, di non dimentichiamo che è un mercato semi artigianale anche negli Stati Uniti cioè è un passaggio certo. Parola, eh, quando andate alle convention negli Stati Uniti non è che respirate il businessman, no, è, siamo tutti amici, cioè il designer che parla col produttore. Poi è chiaro che ci sono le grandi case che non vanno ovunque, però, per il resto, la Victory Point Games non, non serve una grande cifra per rilevarla. Il problema no, è certo, che certo, è quello certo. che ha comprato. Era, 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 era un print on demand. È quello prima che ha comprato, bambini. che hanno detto, io non lo conosco, non so chi sia. È quello che ha acquistato, che hanno molti, leggendo eh, qualche forum su Bourghini Geek, che non hanno, diciamo, veramente fiducia o lo, considera, lo considerano un distruttore. Ma vedremo. Non lo so, non, non lo so davvero. Non. Infatti io poi no, sono no, andato sul sito no, di questo no. qui, non si capisce niente, secondo me appartiene a qualche setta, speriamo che non ci stia ascoltando, <ride> se no. no. Di no cioè, se, provate adesso, non mi ricordo, ma sono andato sul sito, non si capisce niente che cosa voglia fare nella vita, però è un classico, ragazzi, ci sta. Eh. Senti Giovanni, ma parliamo di te, ma perché tu hai comprato for Mosco 15 anni fa? Ma perché dopo 15 anni sei ritornato? Che cosa ti è successo? Hai avuto una sorta allora, di illuminazione, un film, eh, ti ha lasciato la fidanzata, Non lo so, che cosa ti è successo? No, no, no. Allora, ti dico, eh, avevo voglia di un po' di fronte russo, così, in questi ultimi mesi. Ragazzi, Ho... avere voglia di fronte russo ce ne vuole, però. Eh. Eh, è così, è così. Ho rigiocato a, mi sa, 6-7 mesi fa, Inferno sul Volga, della Vento Nuovo. Sì? Io apprezzo moltissimo, mi è piaciuto moltissimo Bene. leggiai il Kickstarter all'epoca quando uscì. E così mi era venuta voglia di rigiocare a qualche gioco su quel, quelle zone lì, insomma, che mi ricordassero un po'. E rigiocando due o tre volte negli ultimi 6-7 mesi a parte formosso con persone completamente diverse, mi sono reso conto che lo giocai con un collega e due amici. E nessuno di loro era un wargamer, nessuno e di loro. cosa qual è stata la tua impressione? Perché è interessante, vedi, noi delle volte ci apriamo tanto, però queste eh, diciamo, notizie dall'altra parte non è che ce l'abbiamo sempre ben precise, eh. ci muoviamo sempre coi piedi di piombo. Qual è? Perché si sono appassionati? È stato una felice, sì. un felice approccio, però, cosa ne dici? Assolutamente sì, um, è piaciuto a tutti in maniera diverse. Però quello che ho accolto subito, perché tutti mi hanno chiesto un punto di vista, se gli era piaciuto o sì, no, perché, quant'altro, tutti mi dissero, guarda, eh, ho sempre pensato che il wargame fosse molto complesso, molto lungo, molto difficile e che non riuscisse ad apprezzarlo per la complessità che ha, quando in realtà un oggetto del genere con quattro pagine di regole, forse cinque... E con uno sfondo quindi, storico diciamo... in cui uno può imparare esatto. qualcosa perché all'interno dell'edizione cioè, di Victory Point c'era quattro pagine di regole, mappa counter, sì. un, un riassuntino di terreni molto semplice e poi c'erano altre quattro pagine di battle lesson che ti spiegava il, i concetti fondamentali che era fatto benissimo e un paio di paginette di informazioni storiche, ma non 50 colonne Il wargame a... tradizionale ideale. Il wargame sì, tradizionale ideale. Sì. sì. Sì, assolutamente, e a tutti ha fatto molto piacere questa cosa. In una di queste diciamo serate, facciamo due partite. Quindi ci invertimmo a un certo, alla fine della prima partita, perché questa persona si è presa così bene che ha voluto provare anche l'altra parte. Bene, bene. Vedete, ragazzi, è, molto, molto ehm, è bello sentire molto. che in pratica Giovanni non è un non faceva parte. Notare che sto usando l'imperfetto: eh, non faceva parte del nostro mondo perché ormai, secondo me, sta dentro fino al collo. Non ne uscirà più, secondo me. Giovanni, ma eh, 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 in realtà il gioco storico a me è sempre piaciuto. Non sono mai stato, non sono un professionista, non sono un pro. Ecco, vabbè, ma non allora non alla non fine si noi si ce, ce la cantiamo e ce la sogniamo. Ma qua nessuno di noi bene, è, però, è pro perché siete, cioè, bene, però, ehm. in mezzo i Madrucci sono storici, c'è gente che ha scritto o che ha letto molto più di me. Quindi io non Beh, perché eh, Giovanni, per forza di cose, no? è l'esperienza eh. che conta in questo campo. Eh, eh, senza tu, Giovanni, però è bello questo percorso che hai fatto, e per il quanto riguarda il board game, perché ti hai cercato di avvicinare altri al board game? Perché volevi qualcosa di più? Volevi comple completare la tua esperienza? Qual è stata la molla? Ma avevo voglia semplicemente di condividere questo lato del lobby, che mm -hmm. non è banalissimo da condividere, perché, quando, perché oh, quando io faccio, come accennavi tu prima, un format ludico qui nella, nella mia città, Parma, ehm, ti verrò a trovare, eh, Giovanni. Va, quando va, va, sono. Vai, ma, allora, adesso ovviamente... quando. Io questo fine settimana torno, torno su, ricordati che io sono a Vercelli, ludica. ma ti vengo a trovare sicuramente. Alle no, serate il Giova. Che... E che non ma, manca la serata il Giova, non posso, no. Solo che il format ludico, per come nacque cinque anni fa e come lo sto portando avanti ancora, è, una, è, una, è un trasversale sul board game molto leggero, molto tranquillo. Chiaro, sì, ma da pub a sono arrivato a fare quasi 10 serate al mese dopo il lavoro. 10 serate al mese, Giovanni, guardi, ma sei sicuro? sempre, non tutti i mesi, ma sono Quanta gente raccogli e... nelle tue serate, Giovanni? Ma dipende, siamo tra le 30 e le 70 persone a serata, più o meno. Ragazzi, ma questo si sta trasformando, ma sul serio? Così tante persone, fra le sì, 30 sì, e le sì. e 70 quando, persone. E quando, fa, e quando fa tipo a Natale, ci sono gli eventi di Natale con. Io ho vestito Babbo Natale che regalo giochi da tavolo, è molto eh, tre. È il giovane, eh. ma in, in realtà tu volevi fare quello, volevi fare l'attore protagonista oh, e dispensare oh, i regali. <ride> Beh, eravamo in un paesino qua nella provincia di Parma, questo, il, il 9 dicembre ho fatto la serata di Natale, 130-140 persone saranno spostate saremmo stati accidenti no? ragazzi ma qui i Giov giovanni veramente sì, per, per eventi specifici e non tutte le volte senti perché... giovanni ma avete chiaramente una sorta di giochi un tesoro giochi un banco giochi no, no, che... allora avete sono solo io non c'è nessun sei solo nessun te male. cioè è una one man, non man show oh, non è un'associazione le state sono completamente free gratuite non, sì? non vengo pagato è proprio solo di distribuzione di diciamo passaparola ludico se vuoi chiamarlo così e sì prendo su i miei giochi in scatola 120-130 titoli più o meno eh, so, eh, adesso lo prendo in giro Ronald perché lì. Ronald è giovane, 130 giochi sono un po' pochini, però diciamo che oltre 100 lo, lo, lo prendiamo, lo prendiamo nel cloud per portarlo in un pub. Dai, <ride> Senti, ma il pub è fisso? Cioè, tu ricevi sempre le persone in quel pub? Tipo Studio allora, 54? Ho un, ho un format fisso se settimanale tutti i lunedì sera, attualmente, tranne questa settimana, chiaramente per le indicazioni. Del ministero per, la, per il virus, uh -huh. che ha interrotto tutti gli eventi ludici, sportivi, culturali della zona fino a, mar fino a primo marzo. E poi tutti i lunedì sera fisse, e poi ho dei lunedì, mercoledì, sabato sera sparsi nella provincia, sempre nel mi sposto nei, nei paesi. E poi mi, mi Praticamente sei il divulgatore a... locale il sì, termine sei lo spacciatore locale no, spacciatore non è un bel senso <ride> lo spacciatore vero, locale so. di board game dai su dai Vabbè. colui sì, che organizza così, lo insomma... studio 54 adesso ancora con lo studio 54 Beh, ho appena finito ho Bellissimo. appena finito di vedere un film sul studio 54 che spero che molti di voi dell'età mia ricordino eh, studio famosissimo di New York che faceva tendenza mm -hmm prima del periodo Aids eh, insomma prima di quel era praticamente il locale per cui si faceva follie per entrare, eh, per entrare. e praticamente Giovanni ha fondato lo studio 54 eh, della oh, zona <ride> e, così, e in realtà ora piano piano la gente si sta abituando anche perché in realtà se tu esci fuori anche dai vengo a gruppi di persone appassionate gamer, hardcore gamer con cui gioco anche cose molto complesse, voglio dire con cui giocare Fire in the Lake, voglio dire, no? Quindi cose anche nuove tutta <coughs> di serata. Sì. Diciamo, eh, tanto per citare un titolo noto. Ah, anche giochi anche ai eh. coin, Giovanni? Sì, assolutamente. Bene, sì. ma allora, vabbè, allora tu sei, soprattutto, sei onnivoro, ti piace giocare, quindi te, se il gioco è fatto sì, sì, bene, ti, cosa, ti sì, siedi e giochi. Eh, parliamo un sì. po', adesso te, coi coin, chiaramente, non so quanto ci hai giocato, ma questo sistema... prende Anabis, Gandhi... Uh, e basta, no, come Beh, però come, eh, come sistema io l'ho sempre considerato fin dal, dagli albori un sistema ibrido che poteva mettere d'accordo tutti e ne sono ancora convinto. Eh? Cioè, eh, sono... Assolutamente sì. sono eh... Addirittura ho, ho trovato della. non mi ricordo più la cablettrice Tupamaru. Che è un coin da due giocatori sulla rivolta di Tupamaru in del 60. Sì, lì poi andiamo verso le. cioè estremizziamo proprio perché. Eh, no, ma io, io amo questi eh. lati oscuri del lobby, profondamente. Ma eh, in effetti, se, se tu vedrai anche nel, nel sito, generalmente io dico sempre che. Noi siamo fortemente influenzati dalla produzione americana che mi fa certo. 20 Normandie, 20 Ardenne, eh, 20 Russian Campaign Bar Bar e purtroppo eh, Barbaros, eh, Teto, Brooke, e purtroppo bene, su certi bello. titoli non va mai da comprendere, non venderebbero mai. Cioè, no, eh, no, chiaro, però eh, io un, un altro gioco sull'idei sul bellissimo, magari lo amo, ma non, lo, non so quanto mi verrebbe invece. Ho comprato e ho amato alla follia nella sua eh, caratteristica particolare. La guerra di, di Gradisca di Europa Simulazioni quello sulla battaglia tra i Veneti e gli, 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 gli autori, sì, lì gli, è, simili, ma, Nicola Contardi lì ha fatto uno studio proprio su quell'episodio. Da, solo il fatto che io amo poi molto le mappe da, il fatto sì. che la, la board, la mappa, sia praticamente ripresa da dati storici, è magnifico. Certo, eh, conoscendo, poi la precisione, conoscendo poi la precisione di Nicola Contardi in certe cose, secondo me, eh, non, me lo tolga, non me lo vogliono gli altri, ma Nicola Contardi, per quanto riguarda la ricerca e l'analisi, secondo me in Italia è il numero uno. Per quanto riguarda la ricerca e l'analisi, eh? eh, poi alla fine possiamo disquisire su vari sistemi. Però, Nicola veramente ci mette tanta, tanta proprio eh, impegno nel cercare non il particolare per esasperare il gioco, ma per dare proprio eh, quei dettagli che servono per ambientare il gioco. E la guerra di Gradisca, secondo me, lo rappresenta bene. Che piaccia o meno, infatti, io non l'ho mai giocato la guerra di gradisca, ma non perché disdegni il gioco, è perché non mi piace, non, non sono attratto. Non si No, no, ehm, purtroppo io delle volte lo dico, ma tutti quelli che mi, mi conoscono lo sanno: se non a, vengo attirato dall'argomento, purtroppo, e io sono fortemente influenzato dal mercato americano, purtroppo non me ne interesso, ma non perché lo disdegno, non, eh, non trovo interesse. Eh, L'altro grande ma. gioco che, di cui tutti hanno parlato bene, che secondo me è un grande gioco, Radetz Six March, io l'ho piazzato, l'ho visto però siccome l'episodio storico non, non mi prendeva l'ho messo da parte probabilmente sono talmente attenzione questa è un'affermazione un che faccio su di me sono talmente influenzato dal mercato oltreoceano che sono diventato cioè che seguo il mercato oltreoceano e, sul serio eh, cioè, voi magari per esempio dimmi Giovanni però, per esempio quello che ho apprezzato di Radeschi Marce. Anch'io il tema, non incredibile. Una mappa incredibile. Il, il la mappa è la cosa migliore di tutte: le componentistiche molto bella, ma non solo, anche il fatto il setup a me ho apprezzato. È particolare da solo nell'elenco, non è solo un numero di un esagono. E in questo mi ha ricordato, per esempio, um, Maori Wars della Legion. Della Legion. Eh, ti consiglio sì. anche Guelph e Ghibellines se lo ristampano. Ah, sì. Eh, un capolavoro solita, secondo solita, me solita. il gioco definitivo sulla, sugli scontri fra Guelfi e Ghibellini dato che stiamo parlando di, eh, eh sì. di produzione italiana veramente faci, Guelfi e no, Ghibellini no, e come? Modo. Europa simulazione. È Europa simulazione, sempre Europa Nicola, simulazione, Nicola Contardi. Certo, sì. è... Ma ti ripeto, per quanto riguarda questi titoli particolari, eh, in Italia insomma è chiaro: no? ti dedichi particolarmente a quel titolo, sai bene di quello che stai parlando. Perché poi adesso rovescio. Spesso e volentieri, gli autori americani travisano completamente eh, o il territorio italiano o certi, certe, eh, certi ordini battaglia, perché approssimazione, non lo so, eh, anche degli errori abbastanza grossolani se posso permettermi. Assolutamente, sì, sbagliano Non ricordo un Old Fast North Atlantic, no, un un Old Fast North Africa o della Waddington stato, Bravissimo, con fast, degli errori sì. sui nomi di dei battaglioni veramente da typo error. Quello è un South. classico. È un classico perché gli americani storpiano eh, tutti i nomi e scrivono come pronunciano. Dimenticandosi eh, no. le doppie, dimenticandosi no, le vocali nel, anche nel rispetto della fedeltà storica. e alla, Bravo, e infatti, forse. ragazzi, ma se io io non scrivo giochi, però, se avessi un gioco sulla guerra civile americana, la prima cosa mi creo: Oh, non mi fa sbagliare il nome di questa città. Eh, no, Fammi andare a guardare se, una se, mappa: un oh. di questo signore, che non eh, eh, E purtroppo, in questo caso, diciamo che delle volte peccano approssimazione. Non sempre, eh, ragazzi, ci no, sono no, veramente, per carica, cioè. però, qualche volta ah, sì. Mm -hmm. e chiaramente Invece, un autore italiano che fa un gioco ambientato in Italia e queste cose le, le riguarda tre volte. Quindi, Giovanni, tu hai apprezzato questi giochi? Hai giocato i coin che ti ripeto per me sono eh, lo scrissi nel 2014, ma ne sono sempre convinto. È il perfetto ibrido che mette d'accordo tutti. Eh, sia board gamer che war gamer, ma Giovanni, senti, ti faccio una domanda dato che tu vedi ogni settimana tanta gente, saranno sempre gli stessi, sì. però vedi diverse persone. Beh, spostandomi mm. molto alla fine c'è un, di... un bel gruppo. Ma il là. movimento del board game in generale eh, vedo che. C'è questa sorta di crescente interesse per il wargaming. Ci sono delle ragioni particolari oppure è solo una moda? Tu come, cosa ne pensi? Secondo me il wargame ha, dalla sua, una tematicità molto forte che anche un board game diciamo, complesso spesso. È un'astrazione, quindi un gestionale sì. molto complesso diventa un, un foglio Excel. Ora sto semplificando, eh, non mi si prende la lettera. Ma noi che giochiamo io anche te... ai board game lo sappiamo, io delle volte no, no, chiaro, qualche certo, board game l'ho non... definito solitario di gruppo, eh. ma non solo perché l'interazione, il senso che se tu sposti il tema su qualcos'altro non cambia nulla. Sì, ammucchia e, e fa i punti, sì, in, sono riduttivo, quindi... eh, ci sono dei bei giochi, ci mancherebbe altro. No, no, assolutamente, ci sono dei camolavori. Sì, siccome il Wargame ha dalla sua di base una tematicità fortissima, sì. di base, perché se non c'è un elemento forte in realtà si perde un po' il senso della cosa. E anche quelli che sono più astratti di altri di solito sono molto piccoli o comunque molto, quasi uno, un astratto puro, se vuoi, ok? Sì. E inoltre, secondo me, stanno venendo fuori realtà di gioco board game che trattano di, di argomenti storici, quindi non war game, che secondo me stanno facendo scoprire che c'è anche un lato ludico legato alla storia che è molto bello. Molto sì, affichante. gioca la storia. Gioca la storia secondo sì, le tue storia, aspettative. Sì, certo. Secondo le tue aspettative. Puoi fare quello che, come dicevo sempre, se il gioco, ecco, spesso e volentieri molti. Molti si sono tenuti lontani perché si aspettavano il gioco estremamente dettagliato, invece di 4 pagine, 20 pagine e non ci si mettevano, ma non è mai Però stato per così. Esempio, eh? un regolo, io, in, nella mia piccola esperienza, non credo che un gioco piccolo sia necessariamente non tematico. Cioè, per esempio, quello che per me, per me Giovanni Melandri, quindi solo singolo, è la vecchia vittoria Pony di 15 anni fa. È quello che la decision sta facendo con i mini e i foglio. Ma quella la, la decision games Giovanni ha continuato eh, la tradizione, eh, la nobile tradizione della SPI. Cioè, eh, sì, sì, certo, certo, eh, la certo, Decision certo. Games ha questa gallina dalle uova d'oro che continua a sfruttare non bene, non sempre bene ma i foglio game e i mini game sono quelli che all'epoca l'SPI aveva tirato fuori proprio per invitare la gente a giocare e infatti tu che sei dentro il mondo ma lo stai apprezzando trovi i fogli game una genialata perché con pochi soldi ho uno scenario che magari mi interessa. E ci sono non particolari sono titoli. Scus sì. Esatto, non solo il discorso che tu dici del non voglio ridurre al costo, ma uno che si approccia a un wargame magari può sperimentare spendendo 20 euro per un foglio o magari ancora meglio 16-17 euro per un numero di Parabellum che trova in fiera, che legge qualche articolo, trova un gioco interessante e scopre che c'è un mondo ludico che non conosceva. Okay. Sì, molto variegato poi, eh. Esatto, molto molto variegato. variegato. Per cui c'è di tutto, dal mondo antico al al, al, al What If, voglio dire non per citare Tai Bomba, ma voglio dire c'è un mondo di cose. Ma ragazzi, non Quanto... mi trattate male Tai Bomba, eh. Ma io Perché thai bomba. Eh, guarda, Tai Bomba, che secondo me è una persona coltissima. Spesso e volentieri è stato delle volte criticato per dei giochi che onestamente erano un pochino forse. Eh, mo, Poco, poco promettenti però Tai Bomba è un pozzo di scienza ragazzi eh, eh, i suoi... per fare un gioco sul vuoto vuol dire che ne hai letto e ne hai letto ma ha, ha fatto tanto bene e male è come Richard Berg che tu magari non mai, hai mai giocato un gioco di Richard Berg okay, di okay. Richard Berg può essere criticabile ci credo ha fatto, ha fatto centinaia di giochi e ne avrà sbagliato qualcuno ma però fino vale. a prova contraria rimane uno dei geni cioè, uno che sì, si sì. metteva lì e ha tirato fuori dei giochi che, di cui ancora oggi parliamo, di che cosa stiamo veramente, ragazzi, non, non mettiamo in discussione i geni, per me t'hai bomba e se tu vai in giro sui social vedrai che molti eh, amici americani non lo sopportano, perché in effetti è un pochino suscettibile. Eh. Io una volta gli ho fatto una domanda e se l'è presa un po' male, però, poi alla fine ha capito che io non intendevo eh, criticarlo, però è un, po così, un pochino suscettibile. Forse questo suo aspetto del carattere non lo porta a essere amato. Però, Tai Bomba, secondo me, è un altro grande come, come Miranda. Cioè, i, i due che portano avanti Strategic Tactics, la Decision Games, ragazzi, gli possiamo, gli possiamo dire tutto, ma fanno. Delle volte non ci prendono, ma fanno, eh, fanno veramente dei piccoli cavapori, spesso e volentieri nella rivista. Eh, secondo me è un po' riduttivo. Eh, tai bomba. adesso poi studia molto i WOTF del Terza Guerra Mondiale, eh, ma già lo faceva anche 30 anni fa. Eh, scusate, diamo a Cesare quel che è di Cesare che, che se ne dica sì, sì, sì. Eh, quindi. Decision Games, continuate secondo me a, a prenderla con eh, veramente con cognizione di causa perché i foglio games sono veramente una buona, una buona opzione per tutti. È un buon, è un buon com compromesso. È un diciamo. buon compromesso. Sì. È tu cosa hai comprato ultimamente della Decision? Della ho preso tutti e quattro i fogli del D-Day mm -hmm. mi sono piaciuti. Anche cosa usano? Per... Allora, io che non li ho ancora Comprati, usano Fire il sistema movement. File and movement. Fire ecco, and il Movement. Ecco, il sistema Fire Movement Giovanni è un buon sistema. Purtroppo io noi magari che pretendiamo qualcosa di più continueremo sempre a criticare quelle artiglierie virtuali, sì, cioè sì, che, metti, che praticamente attaccanti difensori, e difensori si elidono a vicenda, ma alla fine li accetti perché ti rendi conto che ti sveltiscono il gioco. Non so bene poi come si, si sviluppino questi quattro fogli, li comprerò eh, prima e o dico, poi. È interessante il fatto che loro, cioè sostanzialmente anche qui lasciate tenere contenuto il numero di, di counter è tale per cui praticamente sono le quattro spiagge e hanno a due a due una mappa in comune vuol dire che io con una mappa potrei fare due foglio mm -hmm. quindi con un, forse meno di un 80x80 fai tutte e quattro le spiagge in un Piccolo monster, e questo vuole, per uno che vuole bene. assaggiare e può non essere un buon viatico, può essere una buona cosa strada. Che io apprezzo nei fogli come nei mini perché l'approccio è identico e che hanno il, fare, il regolamento base, fare movement dentro chiaramente, e poi hanno queste quattro pagine di scenario specifiche che in realtà sono molto ricche di dettagli storici, cioè di cose connesse a quell'evento ludico o quella battaglia, che quindi rendono diverse le quattro partite. Sì, approfondiscono, molto... ti danno quel flavor storico. In più, e... cioè, non, non diventano quattro giochi uguali. Sì, senso, sì, sì. Quattro... C'hai giocato con qualcuno? Hai fatto giocare qualche neofita a questa serie? Foglio no, Giovanni? Ancora ci ho, no? Eh? Ci ho giocato con un amico che è un appassionato anche lui e anche in solitario. Ciao Giancarlo e ciao Pietro che sono arrivati adesso online. Diego, non so se ti ho salutato, ti saluto. E Giovanni, senti, io ti do un consiglio comunque. E prova, sì. se ce la fai, a far giocare a quei 4 5 a cui è piaciuto Battle for Moscow. Prova con Russian Campaign. Ah, giusto. E perché... Campaign. Allora, eh, Battle for Moscow era un gioco contenuto anche in una scatola rossa della GDW intitolata Great Patriotic War. E ovviamente Great Patriotic War non ha lo, la, eh, il fascino di Russian Campaign, ma Russian Campaign è il war game tradizionale. Ci sono poche differenze, però ti permette di andare a giocare tutto il fronte orientale. E che magari se qualcuno veramente. Perché poi alla fine vogliono rimanere in superficie? Giochiamo sempre a Battle for Moscow. Volete qualcosa di più? Andiamo su qualcosa di eh, più strutturato che vi permette proprio di entrare. Nelle, nelle vesti dei vari Guderian, Zukov, Chuikov quello che volete, e la secondo me, l'ideale. Speriamo che me lo ristampino. Perché secondo me, appena lo ristampano, molti che sono non vogliono il wargame esasperato, ma vogliono wargame maggiare. E secondo me il titolo farà per loro. Purtroppo è due anni che fermo in GMT. Secondo me. ...per ragioni di copyright... ...ma è eh, chiaro... ...alziamo le mani... ...ma eh, non, non si capisce... ...non è che possiamo entrare nel... ...non è che posso chiedere a Roger McGaugh... ...senti ma perché non fate... Beh, eh, ...sono molto gelosi di questi... ...chi è che mi aveva chiesto... ...non te... ...uno mi aveva chiesto... ...senti ma qual è la tiratura di questo gioco... ...io non ho fatto altro... ...che chiederlo ai due... ...insomma Roger e Tony Curtis... ...mi hanno detto... ...guarda non possiamo dare queste informazioni... ...ti possiamo dire però che stanno vendendo molto bene, parlavamo di Tank Duel, non mi ricordo quale altro eh, titolo e Nesky certo. mi pare, stavano vendendo molto bene, ma eh, sono anche per esempio Tank Duel e Nesky, ecco vedi, vedi, sto passando ad altri due titoli, avete provato per caso Tank Duel, perché io ne ho parlato anche ieri e secondo me è un altro è vero, gioco è vero, parlando di ieri è, è, è un altro gioco che potrebbe essere un buon ponte eh, un buon introduttivo al Wargaming, perché non ha mappa ma ha la profondità di un wargame perché c'è il carro personalizzato per ogni giocatore, cioè ti senti veramente a bordo del carro. Eh, te lo consiglio. Giovanni eh. Nevsky, in realtà è interessante. Io l'ho comprato, davvero. io non ho ancora comprato, ho comprato. Giovanni, letto, io sì, perché mi piace molto il tema. La, la parte medievale del 1200 sì? mi, mi, mi intriga molto. Ho letto, ho letto solo il regolamento. E in realtà, non è un wargame, cioè è un wargame point to point, ma in realtà. Ti pone davanti a problematiche gestionali che potrebbero essere anche in un board game, non necessariamente della GMT. Nel senso, sì, 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 beh, ma, mh, Giovanni, te è chiaro: ma GMT non può dedicarsi solo al board game cioè, X Count, altrimenti non venderebbe più e dunque ecco che escono questi titoli che magari a qualcuno ma io spero non a, tu, eh, non a tutti a qualche wargamer io li chiamo ortodossi eh, può far storcere il naso però per allargarci benvengono i nevski benvengono tank duel non e benvengono i allargarci similari. anche perché purtroppo il tempo anche è un po' il nostro nemico se vuoi quindi magari non, sia più non abbiamo più vent'anni che puoi piazzare il gioco in una stanza e e, la e, eh, frega. Sì, sì, e sì. quindi magari una durata di 3-4 ore è gestibile, magari non sempre se avere una giornata intera libera, capito? In senso, però Giovanni lasciati dare un consiglio quando e potrai piazzati un, eh, un gioco operazionale del fronte so, eh, sovietico che sia di Von Boris che sia anche lo stesso Stalin a 42 di Mark Simonic e vedrai che magari quello non lo finisci in una sera ma alla fine della campagna rimarrai soddisfatto ma per tante cose per aver giocato, per aver condotto le tue truppe nella steppa per aver capito tutta la situazione provalo, una volta lo devi provare perché quello che dico eh, certo che ci dobbiamo allargare certo che dobbiamo diffondere ma la bellezza del wargame tradizionale portato fino in fondo eh? no due, due turni e lasciato lì eh. ma portato fino in fondo secondo me che vai a letto pensando alla mossa attenzione che vai a letto pensando alla mossa anche pazzo Gloris è per questo però che vai a letto pensando alla mossa beh il wargame tradizionale te la sa dare eh? ti viene anche qualche mal di testa a pensare ma faccio così o faccio cosà eh, cosa che noi ancora lo apprezziamo, però a voi che magari eh, sì ci piace, però non vogliamo 12 ore, provalo qualche volta, vedrai che eh, se chiaramente se sei proprio ortodosso, eh, perché qualcuno dice: No, io ho un amico che prima giocava tanto, adesso quando vede quattro counter uno sopra l'altro dice: Troppi counter, non gioco. È passato dalla, dalla bianco da al nero. Sì, infatti noi eh. non, lo, non lo capiamo più. Vabbè, ho detto, senti, giochi. <ride> non lo capiamo. Però succede, ci sono queste, queste conversioni, ma come? Giocavamo a, eh, a tavoloni grandissimi e adesso no, no, no. Non voglio più troppi calcoli, troppe voglio altro. E eh vabbè, facciamo altro. Oh, e quindi eh, ci riduciamo a Commence and Colos, che io amo, eh, però Benissimo chiaramente. Tu l'hai giocato, perché? lo fai giocare. Ecco, per esempio, eh, Commence and Colos per me è un'altra genialata, perché è quello perché che... Hanno portato eh, il Memoir 44 in un block war game fighissimo Regolamento allora, molto pulito, e in realtà è molto. Ah, secondo è molto... me ricorda Giovanni Memoir 44 è inferiore alla serie Commence and Colors sì, perché è uscito concorre. prima e purtroppo quella mancanza di reazione eh, cioè l'hanno affinato Convention Colors Memoir 44 non è proprio il primo, però gli serviva qualcosa secondo me il miglior Commence Color è quello napoleonico eh? oh. dal punto di vista oh. wargameistico, probabilmente Ancients. È quello, soddisfa... è quello che soddisfa tutti: è Ancients perché vai, giochiamo. I ragazzini, ecco in questo caso, io consiglio sempre i wargame dal 13 in poi. Invece, per Commence Color Ancients, consiglio dagli 11 in poi perché eh, dopo un quarto d'ora giocano. Quindi è sì, eh, 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 come Wings of War di Wings of War e ah, Wings sì, of Glory sì. di Andrea Angiolino. Sono quei giochi sempre verdi che dici: vabbè, possiamo giocare per tutta la vita a Wings of War. Non è che dobbiamo fare lo step ulteriore. E quindi sono veramente eh, dei capolavori, io li ritengo dei piccoli capolavori. Senti, Giovanni, ma parliamo un po' di te. Quindi, te fai il diffusore spacciatore, eh, procacciatore in questa tua zona. E che lavoro fai, Giovanni? Io sono in multinazionale farmaceutica. Quindi tu lavori in multinazionale farmaceutica, esci dal lavoro, quindi completamente esatto. annoiato da quello che hai fatto al lavoro <ride> e dunque e adesso mi do, vai al board game. E devo esatto. dire che sei elogiabile nel tuo impegno, ma il comune ti ha dato qualcosa? Nel senso. Ti allora, ha... eh, in realtà, sto collegandoci a discorso che hai fatto all'inizio, sì. cioè del trovare un contatto con le. Con le realtà amministrative in realtà, tanti comuni cercano ormai. Cioè, poco faccio diverse feste di paese, per dirti. Sì. Eh, in realtà c'è una bella richiesta. Da e voi sì, sono ovviamente. molto più sensibili rispetto che da noi, a Latina, eh? su questo sì, non sì. ci piove, davvero? Sì, 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 ma io ormai beh, fate diversi, cioè, molti eventi con comuni, con biblioteche, con realtà comunali, con cooperative, sì. con scuole. Voglio dire, nel senso. Lo, l'oggetto si è declinato bene e quando partecipo a un evento del genere di mi dà un rimborso, ecco, insomma. Eh, quindi, guardato, quindi alla fine hai successo, hai successo sì. nelle tue comunicazioni con le istituzioni, beh sono contento di questo, ma questa beh, è riprova... Collegandosi a maggior ragione, se posso permetterlo, sì? mi fa molto piacere, eh, l'anno scorso insieme a un gruppo di persone avevo un progetto in mente con loro, l'abbiamo portato a termine, c'è stato un bando del nostro comune. Per quartiere, e da maggio a settembre organizzeremo un festival, sono quasi 40-45 eventi in quattro mesi. Qui nel mio quartiere, qui a, qui a Parma, dove faremo serate di giochi in scatola, serate un sacco di eventi connessi scacchi, cioè c'è di tutto. Ah, va bene, praticamente un, sostanze, un progetto qua. veramente globale, a tutto tondo. Sì, sì no, certo, di totale incl inclusione totale di, di, della città proprio. È una cosa molto bella, il comune ci ha, ci ha dato supporto in questa cosa, e a noi come, come a tanti altri. Quindi, gusto. al comune di Parma ci sono degli illuminati, perché, sono ragazzi. non lo so. Secondo me, siamo stati fortunati noi uh -huh. al, momento giusto, al posto giusto, al momento giusto che ci fosse questa possibilità e che si aprisse anche una possibilità di fare qualcosa in più, forse anche collegato anche col discorso di Parma 2020, che comunque quest'anno è una bella smossa forse di energia, diciamo. Speriamo. Sì, speriamo che non ci rompano tanto le scatole con questa sorta di epidemia che finisca presto, io no, non vedo, esatto, vedo l'ora che finisca. Guarda, eh. io, questa sera ho fatto un video mentre tornavo dall'ufficio per salutare le persone che non ho visto ieri sera perché ieri sera mi sembrava così strano fare lunedì sera senza una biogas che eh, era molto... Cioè, È molto mancato, Beh, beh, sì, te ti, do sì. ti dovevi un attimo ti è mancato beh ma è così eh, ma è chiaro che quando tu hai una cosa a cui tieni che ti rallegra la vita ti piace incontrare la gente purtroppo ti viene a mancare allora, ma, però mh, ci sta è stato anche giusto cioè, è corretto fare così assolutamente io infatti sto, continuo a dire no, cautela no, però no. non vedo l'ora che finisca perché è una no, sorta di per il panico, fatto surreale sì, mh, il panico, alla, sì. secondo me è un panico anche abbastanza ingiustificato eh, però rispetto le sensibilità di tutti, magari forse sono un pochino nichilista però correre al supermercato e no, fare no, la spesa. Ognuno credo che reagisca alla situazione come Sì, sì, sì. è un fatto di sensibilità personale. Eh, quindi sì, sì, eh, profondo sì, rispetto. Non abbiate proprio... paura, però e speriamo che si faccia Play. Perché Play se viene a mancare Play. Eh, eh, no, no, non parlarne, sarà un dispiacere. No, no, no. Sarà un dispiacere no, no. per no, tutti, no. veramente. Eh, senti, ah, ma, ma tu, Giovanni, me, verrai a Play? Sì, sì, tutti tra i giorni. Eh, sicuramente beh, ci vieni a trovare, però anche, beh, eh, io sono fisso al Big Storico quando vengo a play in realtà tutti gli anni. Ma tu scusa, ma allora d'accordo? Non sei una bella donna, ma sei venuto anche l'anno scorso per vinci? Assolutamente, sì. ma ci siamo, abbiamo parlato? No, volevo mi ah. incuriosiva nella mia ignoranza sì. nucleare il banchetto di, di Belli ma non, non mi fermai, non tornai una seconda volta. Ah, perché vabbè, in effetti ti posso capire: se... no, possiamo risultare anche abbastanza antipatici, però non è vero, eh? offro anche, anche i caffè, come dice Paolo Carraro. <ride> eh? È una cosa che ho visto dire da tanti, poi vedremo se. Ma eh? non è vero, mi, fa, mi costate un <ride> sacco di soldi, ma devo, de, devo <ride> lavorare per pagarvi i caffè, no, no, passo sempre dal, dal storico perché c'è Voice c'è Udo, comunque ci sono i ragazzi da Aces. Sì, sì, assolutamente. Senti, Giova assolutamente. Ma qual è il prossimo Wargame che presenterai nelle tue serate? Allora, in realtà uno che ho amato moltissimo, ma proprio alla follia è stato Red Winger della GMT. Infatti, ho fatto anche un, qualche foto forse pubblicata. Sì? Mi è piaciuto tantissimo alla follia. E poi ho rigiocato a tutti. W1815 della AppGames, Games, è un nuovo geniale, beh, sì, quello è un piccolo, ecco un altro di quei piccoli capolavori, no? Sì, Giochiamo a Waterloo, esatto, ok, un, via, un, cioè dura Waterloo in un quarto d'ora, dice vabbè, ok, è un, <coughs> cioè, non è così, cioè è un gioco tematico, incredibile, sì. infatti lo apprezzo molto, eh, infatti anche, è un'altra un bella genialata, di quelle cose che, ah, vedi però Bravo. che cosa ha fatto, eh, e quindi sì. ben vengano questi wargamini che. Eh, diciamo che attirano e, e, e fanno allargare il nostro gruppo. Perché il nostro gruppo negli ultimi 5-6 anni si è allargato a dismisura anche troppo. Eh, lo vedete su Facebook, eh, lo vedo dai contatti. Sta diventando quasi: ecco, te, eh, tu fai le serate, ma noi non ce la facciamo più perché alla fine diventano tante le richieste le comunicazioni anche i semplici richieste ah. di informazioni stanno diventando gravose e purtroppo qua si lavora e, e non abbiamo eh, le eh. segretarie non possiamo permetterci ragazze perché di Wargame non si vive anzi no, ci si rimette pure no. ok neanche, neanche, neanche di Wargame e di, e di <ride> No, ma è un classico <ride> eh. ci sono pochi sì, nel sì, mondo Pochi nel mondo che hanno trasformato la passione ludica in, in un mestiere e eh, in un, in un io, fatto lucrativo. Parecchi io, designer fanno io, la fame americani, eh? Non è che sì, sono. Sì, ma, come, um, ma, certo, io ti dico un'altra cosa, ed è una cosa in cui in realtà mi rendo conto che è un mio lusso, proprio, cioè il fatto che io possa fare delle estate delle giovas praticamente gratuite per la, per la gente, è, un, è, è, è il mio lusso. Sì Giovanni è, è proprio perché uno lo fa senza scopo di lucro lo fa proprio perché passione, ci crede esattamente, infatti esattamente. ecco una cosa Questo che non dovrai no non lo dovrai mai fare perché se no nel momento in cui quello che diciamo anche noi no se fai pagare allora noi per esempio a gioco storia non facciamo pagare nemmeno 50 centesimi e non chiediamo nulla perché nel momento in cui tu vai a chiedere anche un euro perdi quella sorta la di volontarietà. Eh sì, sì, sì. Ehm, sì, 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 che la gente ti riconosce. No, no. Guarda, io sono così convinto della mia attività, basta che vieni, basta che facciamo gruppo. Non tutti possono che... fare questo discorso, però Giovanni, esatto, eh? cioè, tutto, mh, lo so, lo so, rispetto dì, per io... quelli che non lo possono ho seguire. Iniziato, eh? Ho iniziato il mio discorso con è un lusso. Sì, sì, sì. sì eh... cioè, chiaramente è un lusso. Sì, eh, qualcuno dice: noi, Vabbè: non può farlo, non è sbagliato. Vedi tu hai mai ascoltato Nando Ferrari? Nando Ferrari racconta sì, spesso sì. sempre della sua ultima Vercon nel 2006 a Verona. Eh, che molti gli chiedevano compensi per le dimostrazioni, e purtroppo eh, non poteva soddisfare tutti. Perché dall'altra parte l'avevano preso ormai come un impegno lavorativo, rispettando queste prerogative, però non può essere. Perché se uno chiedesse, a, se il dimostratore chiedesse dei soldi a, per l'evento, eh, ragazzi, finirebbe tutto, veramente finirebbe tutto. E, e dunque, sì, è un lusso. E purtroppo quelli che ci vogliono guadagnare non possono al momento, eh, ma io penso anche in futuro, perché lo vedo anche in tutto no, il mondo. Il mio, il mio concetto era: non, non volevo assolutamente denigrare chi per me? No, no, assolutamente magico, è no. Mestiere, ma passione. ce ne sono proprio pochi, veramente. Io penso okay. pochi pochi che girano il mondo e che hanno potuto magari eh, guadagnare, sono fortunati guadagnare su questa sulla diffusione del gioco da tavolo, poi che poi alla fine se vogliamo usare eh, questa frase, la, il gioco da tavolo che va e quindi qualcuno giustamente cerca di, eh, di lucrarci, ma è anche giusto. Senti Giovanni, ma in futuro che trasmissioni vogliamo fare? Vogliamo parlare di giochi particolari, perché secondo me sei un altro ottimo acquisto. Ti mettiamo nella redazione del Giannizzo, noi accogliamo tutti, siamo una grande famiglia. Eccoci anche Però Lorenzo Nannetti io... con cui Lorenzo Nannetti ormai faccio le puntate di Modern War e della storia contemporanea. Con Paolo Dolfo. Sì, ma Lorenzo che è sempre addentro, prende sempre le notizie. Quindi mi aiuta. Perché non è che io sono un tuttologo, mi aiuta magari a parlare di. Del gioco di Modern War, di quello che succede, eh, di varie tematiche nel mondo, e Lorenzo ormai è una, un ospite fisso. Paolo, con Paolo domani comincerò questa storia del wargame. Ti invito ad ascoltarla perché così, noi partiamo dall'anno zero, dal paziente zero, e devi ascoltarla perché così sai come si è, diciamo, evoluto. Non so se si è mai evoluto, forse siamo rimasti sempre all'età della pietra, okay, e magari si è evoluto, ma Sì, forse si è evoluto, ma alla fine mantenendo, io dico sempre che dobbiamo rimanere classici per diventare moderni, eh. C'è cioè questo sì, sorta non bisogna dimenticare da, da dove si si sì perché senza classico senza il classicismo nostro non potremo parlare eh, di tutto il wargame del movimento del wargame adesso di come te persone che non è da un anno però che hanno, hanno scoperto che il wargame può dare veramente il là al, al mondo del gioco da tavolo sotto tutti i punti di vista poi no Giovanni dobbiamo, dobbiamo diciamo configurare qualche trasmissione non lo so secondo me la Prossima volta che ci vediamo, mi piacerebbe parlare con te di Fire in the Lake dato che è tanto. Che non faccio una trasmissione de dedicata a Fire in the Lake e con la scatola davanti vorrei parlare con te, dato che sei wargamista, borghemista, sentire le tue impressioni a caldo quando okay, hai fatto la tua ultima partita, eh, è passato parecchio tempo, anche però, Cuba come Libre, come eh? no? possiamo anche rimanere a livello di Cuba Libre perché io, fra l'altro, per esempio, l'ammetto, non ho giocato né Falling Sky né Gandhi né Pendragon perché, perché mh, sono diventato. Stato un po' critico nei confronti dei coin: eh, una forzatura. Io da quando ho visto ah. Liberty or Death. L'ho considerato una forzatura, a ragione a torto, eh? è una mia personale idea. L'ho considerato una forzatura eh, Colonial Twilight, non capisco il coin a 2. Eh, molti dicono Mauro, non è così. E dopo i quattro, cioè Cuba Libre, Andiana Bis, eh, Fire in the Lake e Distant Plane, secondo me il coin è diventato un po' una forzatura. Ma Magari Gandhi invece mi dirai Mauro. Guarda, Gandhi è un bellissimo gioco. Io ho fatto, no. ho fatto una partita sola, non, è una coppia non mia, ma di un amico. A me è piaciuto molto anche perché il tema a me. Ma eh, mio, e, torniamo alla, alla, alla solita storia. Il coin per me è un'altra genialata di Folco Ranchi ma non mi dà quell'interesse che mi ha dato Cuba Libre, Fine The Lake, Indianabis e a distant plain. Cioè l'ho perso, l'ho perso perché ho visto troppo coin, poi, alla fine, questo di gioco se ne, se ne discute. E secondo me, la prossima volta noi parleremo di coin. ecco, Coin con Giovanni con El Giova. Mm, ti chiamo al gioco ormai... e parleremo dei coin così sarà bello vedere le tue serate che hai passato con i coin e perché l'hanno apprezzato i borghemisti e perché lo apprezziamo anche noi parlerò anche perché a me piace il coin non vi annuncio niente perché l'ho sempre detto le guerre asimmetriche non si possono giocare con gli schemi tradizionali è impossibile un'altra caratteristica che, come ha il... che può avere il coin non ce l'ha sempre ma che siccome manca nell'ex encounter o, o capita che manchi è oltre il cinetico cioè io facevo questo discorso con... e eh, qui adesso mi eh, stai andando eh, sullo scientifico è attenzione no, no, no. è il questo giovane pensiero... ma sullo scientifico no no no, 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 no. È, un pensiero, <ride> è un pensiero molto interessante secondo me um, non mi ricordo chi me ne parlava ma non è un mio pensiero quindi sto citando altri sì? ho un vuoto il, il wargame classico ti dice perfettamente il movimento, quindi perché A va verso B e cosa succede quando ci arriva. Ma non ti dice perché lo fa. Cioè, ti dà una cinetica della, della guerra, ti dà una, perfettamente una posizione strategica da mappa tattica. Giovanni stai andando nella filosofia del Wargame, non ti voglio rispondere perché se no parliamo per un'altra ora ne parleremo, ne parleremo la prossima volta abbiamo fatto 60 minuti di trasmissioni caro Giova che sono tantissime ma la prossima volta partiremo anche da qua e io ti risponderò punto su punto perché io vi dico sempre ragazzi fatela semplice e giocate ciao Giova sei stato gentilissimo sei stato anche profondo grazie settimana prossima ci vediamo per parlare del coin un abbraccio e speriamo di incontrarci per il caffè Paolo lo pago io, ciao Giovanni un abbraccio grazie, ciao no, bello, ciao bella ciao, bella ciao bene ragazzi è stato un piacere ecco adesso con Giovanni che anche lui è un buon parlatore ragazzi eh, ne ho beccato un altro, qui siamo a livelli grandissimi che cominciano con la loro filosofia del wargame, io poi dico ragazzi giochiamo però non filosofeggiamo troppo, bene è stato un piacere, mi sono divertito un mondo a eh, chi mi denigrava ieri non ho tossito nemmeno una volta, stasera avevo l'acqua vicino. Ciao a tutti, ciao Diego, ciao Paolo, ciao Ronald, ciao Luca, ciao Damiano, grazie per esserci. Domani non mancate perché vi dico non mancare perché chiaramente parlando di storia del Wargame in Italia dal 73 in poi potremo avere qualche buco che magari voi online potrete riempire a domani con i primi 5 anni del Wargame in Italia. con Ospite d'onore Paolo Rolfo Carraro, ma perché no anche tutti gli altri con Ronald Peschiani? Scusate, anche Ronald Peschiani dovrò eh, invitare per un, eh, in trasmissione per parlare di un anno di Wargame. Bene, comunque, vi voglio bene. Ciao ragazzi, via con la sigla, a domani.